informazione, cosa che non contro il senso. A me non piace molto come, come, anche perché secondo me c'è l'informazione e la non informazione. Ma, però se proprio volete chiamarla, okay. Paradossalmente io ho fatto due cose di narrativa, la prima e l'ultima. L'ultima ne parleremo fra poco. Adesso voglio parlarvi della prima, perché secondo me comunque è significativo. E forse Erika lo ricorda, un piccolo racconto che fu pubblicato anche dal Comitato Verità e Giustizia, in una loro pubblicazione. Un racconto anche pieno di ingenuità, anche perché lo feci subito, quindi quando ancora molti materiali non erano usciti, non c'era tutta la materiale di controinchiesta appunto che è venuta fuori dai 10 anni. E la cosa carina, tra virgolette, di quel racconto era che in realtà non era farina del mio sacco. Avevo costruito una storia di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, lui rimasto a casa, anzi lei rimasta a casa, lui è andato a Genova, lui ne passa di ogni colore, lei è a casa a soffrire al pensiero che lui e altri compagni, altri amici, amiche, sono lì, riescono in via fortunata a scambiarsi alcune mail in quei momenti, in quei giorni lì. Il punto è che quel racconto, quello scambio di mail, io l'avevo costruito razziando letteralmente le testimonianze vere che erano apparse. Finisco il periodo, poi ti lascio. Ok, però almeno questo va finito, almeno diciamo il periodale. Le testimonianze vere, che erano centinaia, apparse sul web in immediato in quel momento. E quello che mi aveva colpito era che non c'era la voglia di testimoniare, c'era il bisogno di testimoniare. Passa che dopo andiamo